Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Vi siete mai ritrovati nella situazione di dover togliere il vostro volano dal blocco motore e non riuscendoci avete dovuto svitare tutti i vari dadi di serraggio del carter e poi battendo con un martello in gomma sull'albero motore dover aprire proprio tutto il carter, togliere l'albero motore solo per togliere il volano? Beh, a me è capitato veramente tante volte e alcune di queste, devo dire, sono state molto frustranti proprio perché non volevo per forza aprire tutto il blocco motore, anche perché per aprire il blocco motore necessariamente tocca togliere anche il cilindro. Quindi per ovviare a questa situazione c'è l'attrezzo giusto per uno specifico utilizzo e quindi oggi parliamo dell'estrattore prodotto dalla CIF. Un semplice estrattore che serve proprio per togliere il volano senza per forza aprire il blocco motore. Ma vediamo come funziona. Ed ecco come si presenta questo estrattore. Come potete vedere, la marca è sempre la CIF. La CIF produce veramente tanti componenti per questi ciclomotori. L'articolo è il 3338, come potete vedere. Io l'avevo ordinato Olimpia, mi è arrivato della CIF, ma l'importante è avere l'estrattore perché è veramente molto utile. Allora, niente, questo è l'estrattore, piccolo, compatto, portabile, veramente un bel oggetto, ecco. Per utilizzarlo non resta che svitare questo bullone che è arrotondato proprio perché andrà a forzare, ecco il nostro carter, il nostro blocco motore di prova, che andrà a forzare proprio qui dove nell'albero motore è presente un piccolo foro o comunque un'incavatura. Allora, per utilizzare questo estrattore basterà montarlo così, avvitarlo nella filettatura del volano e poi possiamo andare già ad avvitare quest'altro bullone. Non importa stringerlo questo al volano con una chiave, perché comunque la filettatura, se entra bene, ecco, lo potete stringere anche con le mani. Se non entra bene, invece, naturalmente vi avvalete dell'uso di una chiave un po' per fare un po' più forza. Adesso con una chiave da 17 non ci resterà che girare. Ed ecco, già si è ammorbidito, sì, come potete vedere il volano è praticamente tutto su e si toglie benissimo, veramente un bello oggettino. Per svitarlo potete usare le mani o, se non ci riuscite, una chiave. E finalmente riuscirete a togliere il vostro volano senza per forza dover aprire il carter. Perché è una pratica, più che altro se non avete tanto tempo, è veramente frustrante delle volte accorgersi di dover fare delle modifiche al magari al volano o all'accensione stessa, però insomma dover aprire tutte le volte l'albero motore, il carter e comunque sia togliere il cilindro, insomma può diventare un lavoro lungo e noioso. In questo modo, con questo piccolo estrattore, possiamo togliere il nostro volano senza fatica e veramente in qualche secondo, neanche minuto, qualche secondo. Con questo oggettino veramente piccolo ed economico potrete finalmente togliere il vostro volano, lavorare sulla vostra accensione senza per forza dover aprire il blocco motore. Questo è veramente un vantaggio. Come potete vedere è veramente molto compatto, piccolo e da avere come corredo nella propria officina. Un estrattore da tenere in considerazione, ecco, soprattutto se effettuate certi tipi di lavori. Come sempre per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se
voi utilizzate un altro tipo di estrattore, se utilizzate altri metodi, magari scrivetemelo nei commenti che sono molto curioso di leggerli. Per questo video è tutto, non dimenticatevi di iscrivervi, in questo modo supporterete il canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!